cosa vuol dire interpretazione o interpretare? O questa espressione si intende sia il procedimento soggetto a regole che permette di dare un senso a ciò che stiamo interpretando, sia lo stesso senso che è possibile assegnare mediante l'esperimento di quel procedimento. Possiamo fare gli esempi dell'interpretazione del cielo oppure dell'interpretazione dell'opera d'arte. Interpretare il cielo vuol dire applicare le massime di esperienza che ci permettono di immaginare una possibile evoluzione delle condizioni meteorologiche. Se il cielo, ad esempio, è addensato da nubi, ecco, noi potremo, mediante la nostra esperienza, giungere alla conclusione che tra poco potrebbe piovere e quindi che sarà bene uscire con il nostro ombrello. Interpretare un'opera d'arte, invece, vuol dire sia applicare i principi che sono stati enucleati da una scuola che ha studiato queste opere d'arte, sia il senso che è possibile assegnare all'opera d'arte mediante l'applicazione di quei principi. Al pari di ogni attività umana e naturale, anche la legge è soggetta a interpretazione. La interpretazione della legge non è rimessa al prudente apprezzamento dell'interprete, essendo regolata dalla stessa legge. E quindi interpretare la legge vuol dire sia applicare i criteri interpretativi regolati dalla legge, sia assegnare alla stessa legge un significato, e ciò sarà possibile fare una volta che saremo riusciti a separare la fattispecie, la descrizione cioè del fatto rilevante, dall'effetto giuridico, il trattamento che l'ordinamento ricongiunge al verificarsi di quello stesso fatto. Nell'applicare la legge, l'articolo 12 delle preleggi, che regola il procedimento interpretativo, consegna all'interprete tre criteri ermeneutici. Abbiamo innanzitutto il criterio letterale, che è quello più importante, perché trattandosi di interpretare un testo scritto è ovvio che il primo approccio ermeneutico sarà rappresentato dal senso offerto dalle parole. Poi abbiamo il criterio sistematico della totalità ermeneutica, perché le varie leggi si interpretano le une per mezzo delle altre, e poi abbiamo il criterio logico, che è rappresentato dalla intenzione del legislatore. Con riferimento al criterio letterale, l'articolo 12 avverte da subito l'interprete che nell'applicare la legge non si può ad essa assegnare altro senso che non sia fatto palese dal significato proprio delle parole. Ciò denuncia subito il possibile scenario che accanto a un significato delle parole proprio possa rinvenirsi un significato che invece può dirsi improprio. Tutto ciò denuncia ancora una volta il problema della polisemia della parola, della ambiguità della parola, perché ogni parola permette più significati. Di ciò è agevole dimostrazione sfogliando un qualunque dizionario della lingua italiana. Ad esempio, se soffermiamo la nostra attenzione sull'espressione risoluzione, ci renderemo conto che con questo termine possiamo intendere sia la dichiarazione di volontà, la determinazione, ma possiamo anche intendere la nitidezza di uno schermo di un computer, oppure un particolare procedimento che permette di sciogliersi dal contratto in presenza di alcuni presupposti. Ecco che l'articolo 12, nell'invitare l'interprete a selezionare il significato proprio delle parole scartando quello improprio, lo esorta a individuare e scegliere il significato tecnico-giuridico delle parole eventualmente presente. Tutto quello che abbiamo finora detto ci permette di avere chiaro come sia falsa la regola che si riannoda nell'antico dittero in claris non fit interpretatio, dove cioè il testo è chiaro, non c'è bisogno di procedere a interpretazione. Al contrario, la chiarezza del testo, la chiarezza della legge, è il risultato dell'esperimento del procedimento interpretativo, non già una qualità immanente al testo. Soltanto in obscuris non fit interpretatio, soltanto cioè laddove il testo è talmente inaccessibile, oscuro, impenetrabile, non avrebbe alcun senso di spiegare sullo stesso
un procedimento interpretativo perché l'operazione sarebbe destinata all'insuccesso.